Allora, vediamo che questo display di questo Sony Vaio presenta questa rottura lì. Allora andremo a sostituire il monitor, vediamo come fare. Innanzitutto lo spegniamo. Lo spegniamo e togliamo la batteria. Dobbiamo togliere questi gommini, dove dietro ci sono le viti. Vediamo invece vite, piccolo stella. Altre due viti. Un'altra vita qui. E poi stacchiamo questo. Poi stacchiamo l'altro connettore. Questo qua sotto. E questo è il nostro display. Punto dobbiamo, se non c'è incorporata nel display che avete acquistato, dobbiamo montare la cornice, quindi smontare la cornice nel vecchio display e montarla in quella nuova. Ci sono delle viti laterali che lo tengono, quattro da un lato. Staffa che entra messa da questo lato, dobbiamo smontare queste altre quattro da questo lato. Uno, due, tre e quattro, e qui abbiamo l'altra. Prendiamo il display nuovo.
armato. Se avete un cacciavite calamitato è anche meglio. Qui, 1, 2, 3, 4, andiamo a stretto. E 4. Ora dobbiamo montare l'altro staff dall'altro lato, questo rivolto sempre verso il basso. Prendiamo questo scotch da questo lato, mettiamo la staffa qui, montate le due staffe, andiamo a montare il nostro display. Inseriamo prima questo spinotto, avremo il positivo verso sotto e il bianco verso sopra. Andiamo a riattaccare lo scotch qui sotto, per come era messo prima, il nostro connettore pin. Mettiamo questo per bene tirato e attacchiamo nuovamente il nastro. Accertiamoci i spinotti sono ambedue entrati bene. Dopodiché andiamo a inserire nuovamente il display ad avvitarlo. Rimettiamo le viti e due viti per ogni lato. E una, due, togliamo la pellicola di protezione. Se vogliamo provare se tutto funziona, inseriamo la batteria. Attenzione qui ad aprirlo, lo spingiamo con una mano e accendiamo.
avviando, sembra che tutto funzioni per il meglio. Funziona perfettamente, non ci resta che rimontare la cornice. Facendola incastrare e rimontando le quattro viti. Vediamo le quattro viti.